Ciao a tutti, rieccoci. Ciao Dave, Ciao come Ilaria, ciao a stai? tutti, bene, Tutto a bene, bene, bene. posto? Oggi Quanto sei carichissimo, carico? Quanto sei carico? oggi tanto. Anche perché adesso ci collegheremo subito con il nostro ospite che si collega da una location pazzesca. Bellissimo, gli ho già detto, gli abbiamo detto prima che la più bella fino adesso. Secondo me, a mani basse, in questo momento la location più bella Bellissimo, mai bellissimo. avuta da Zone Talks, vai tu dal nostro ospite. Esatto. Allora, il nostro ospite che è già collegato è Roberto Insigne. Eccoci! Bene, Ciao, bene, come grazie. Come stai? Bene, state? grazie, un po' di mal di gola. Bene, bene, bene. Ma ascolta, hai scelto tu questo posto No, per no, per fare l'intervista? fortuna siamo organizzati qui, quindi hanno fatto tutto loro. Ah, ecco. C'è Esatto. una squadra dietro. No, intanto possiamo fare veramente un applauso Esatto, la stagione alla incredibile. stagione. Io volevo farlo intanto alla location, Ah, ma no, certo. ovviamente tanto ci arriveremo, no? Ci arriveremo a parlare anche del Frosinone, insomma, tutto quello che di bello state facendo. Intanto, proprio così per rompere un po' il ghiaccio, ci racconti Fino un po' la ad tua ora, giornata fino ad ora? allenamento, pranzo con mia Sì. moglie e le bimbe, intervista, oggi pomeriggio porto a danza mia figlia, torno, merenda, Ah. cena e letto. Senti, la vita È da papà? una cosa meravigliosa, quindi chi è papà può sapere cosa si prova, quindi è una cosa che auguro a tutti. Esatto, E domenica è la festa del papà, tra le altre tra le altre cose. cose. Esatto. Domenica è la festa dei papà. Chissà che quanti regalini, insomma, Oh, che infatti sono arriveranno. uscito di casa che mia moglie sta facendo ripetere la poesia per la mia figlia, quindi sono scappato. Mamma, che meraviglia, che Bellissimo. tenerezza. Sei quasi più teso tu di lei, Esatto, forse. esatto, esatto. Con lo specchio No, a allora dai, iniziamo proprio da questo momento, no, che state vivendo, classifica molto bella, un distacco molto importante anche sulla seconda. Raccontami un po' Sta cosa vivendo state vivendo. sicuramente una bella situazione, una bella cosa, però come ho detto pure in intervista precedente, ci vuole ancora tanto tempo per arrivare al traguardo. Il campionato della Serie B è molto complicato, è difficile, ci sono ancora tantissime partite e dietro abbiamo delle squadre molto molto forti, quindi non abbiamo fatto ancora nulla. Umiltà, umiltà che serve. Ricordiamo, tu sei uno specialista ormai quasi di stacchi, tu l'hai già vissuto. Intanto volevo sapere, innanzitutto, magari la differenza, perché noi vediamo due squadre, citiamo ovviamente il Benevento con cui sei andato in Serie A, il Frosinone sta facendo un altro campionato incredibile. Quali sono le differenze tra i due gruppi? E poi soprattutto quello che puoi e che ti senti di apportare tu, che hai già vissuto una La situazione del differenza è che genere. a Benevento erano giocatori, ti dico la mia, secondo me erano più forti a livello di rosa, giocatori già di categoria, giocatori importanti, Etema, Isao, Viola, Letizia, Improta, ne posso dire tutti i 27 posso elencarti. Qui invece è una squadra molto giovane che hanno voglia di fare, voglia di imparare e con delle qualità importanti. Siamo stati bravi a unirle queste cose e a metterci a disposizione del mister per fare che un penato andrebbe in questa situazione qua. Ok, invece, insomma, la differenza invece che vedi anche magari in questo gruppo, hai detto Che si è bloccato? un po' più giovane, ci senti? Ci senti, Roberto? Bloccato, mi sa. Benissimo, allora adesso torniamo da Torniamo, Roberto, anche torniamo. perché era Bloccato. molto importante sapere, secondo me, come hai detto tu, la differenza tra questi due gruppi con un grosso che tra l'altro è un allenatore che fa restare sempre tutti sul pezzo, non si può dire niente prima di averlo conquistato perché insomma, come ha detto anche lui, c'è molta, molta strada da fare, piano piano insomma stanno costruendo quello che era il loro percorso. È più positivo. Ci senti? Sì, facevamo qualche ragionamento su quello che ci stavi raccontando, con le differenze tra questi due gruppi, quello di Benevento e quello di Frosinone, con magari un'aggiunta che può essere che cosa vi chiede, che cosa vi dice anche grosso. Mister Gosso ci dice di stare con i piedi per terra, come ho detto già prima, lo sa benissimo anche lui che non abbiamo fatto ancora nulla e che dobbiamo ancora continuare a fare tante cose. Quindi su questo la pensiamo allo stesso modo tutti, quindi dobbiamo solo continuare così.
Ricordiamo che sono due campioni del mondo, perché c'è Grosso, prima c'era Inzaghi, un attaccante e un difensore, però entrambe le squadre, un calcio propositivo. Cosa vi dice Mister Grosso da un punto di vista proprio di gioco? Perché, come hai detto tu, la Serie B è tanto difficile, le partite sono tutte ostiche. Alla fine tu vai fuori casa e devi proporre un certo tipo di gioco, magari in casa ne proponi un altro. Com'è come allenatore? Cosa dici? Perché noi abbiamo la percezione che sia magari ai primi anni di allenatore, però sta già dimostrando cose bellissime proprio da un punto di vista di gioco. Ti dico che è molto 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 bravo con tutti, chi gioca poco, chi gioca meno, chi gioca tutte le partite. È un allenatore che ti insegna tanto. Se sei giovane hai la possibilità e la fortuna, tra virgolette, di incontrarlo adesso, ti aiuta tantissimo in una crescita, perché è un allenatore che ti insegna tantissime cose a livello offensivo, a livello difensivo, però gli piace tanto giocare sempre la palla, gli piace sempre impostare il gioco noi. È molto molto bravo e ogni partita, come hai detto tu, c'è una storia a sé, quindi ogni partita prepariamo una partita diversa rispetto alle altre, però il nostro obiettivo è sempre quello di scendere in campo e di fare noi la partita, perché sappiamo cosa fare e sappiamo cosa lui ci chiede di fare, quindi su questo siamo state fortunate ad incontrarlo. E la città com'è? Quando uscite, magari, insomma, vi cominciano a chiedere qualcosa? Da prima di Natale che ci dicono: mi raccomando, sabato, mi raccomando, sabato. Ormai è sempre così, però è molto molto bello avere lo stadio sempre pieno quando giochiamo in casa e quando ci seguono in trasferta, quindi pure su quello, e così siamo fortunati anche in quello. Il tuo rapporto invece con i tifosi? No, è bellissimo, dal primo giorno, dico la verità, mi hanno accolto veramente bene, sono contento di questa cosa e spero sempre di ricambiare la loro fiducia. Tu sei più scaramantico di loro in tema promozioni, in tema Serie A il prossimo anno, E ti dico, sono oppure sei tu napoletano, che... Oppure sei tu, rispondo, quindi. sono napoletano, no? Certo, Risposta ce l'hai infatti è già, lì che volevo quindi. arrivare. Ce l'hai già. Sono napoletano, quindi ti dirò sempre: la strada è lunga. E invece se ci trasferiamo un attimo in Serie Esatto. A in questo momento, guardando il Napoli e quello che sta facendo, l'hai già detta la parola o ancora non si può No, dire? non si dice, non Non si si dice, dice. non si dice. Si aspetta, ma non si dice. Pure se Ovvio. loro hanno un ampio vantaggio sulla seconda, ma non si dice. Si aspetta. Senti, tu che sei cresciuto lì, che cosa significa vedere quasi, diciamo così, quasi realizzato quello che tanti tifosi del Napoli stavano aspettando da tantissimi anni? E mio fratello pure. E tuo fratello pure. È una bellissima soddisfazione per i napoletani stare lì su e vedere gli altri dietro. Ma il discorso è che in Napoli gli ultimi anni, ogni anno, ha sempre fatto qualcosa di importante, ha sempre provato a crescere. E ti dico che quest'anno è cresciuto tantissimo, ha dei giocatori straordinari, un allenatore forte, alle spalle c'ha una città che è impressionante, quindi si meritano tutto, quindi sono molto orgoglioso di essere napoletano. Mi dispiace un pochino per mio fratello, le dico la verità, perché comunque ha fatto tutta la carriera lì a Napoli, ha dato l'anima, ha dato il cuore, e è andata così, però lui è contentissimo per la città, è contentissimo per la squadra, è contentissimo per tutti, quindi va bene così. Infatti ti stavo giusto chiedendo se avevi sentito Lorenzo, se vi capitava insomma di parlare anche di questo Napoli. Sì, sempre, sempre. Come ho detto prima, siamo napoletani. Napoli per noi a casa è fondamentale, è importante, pure perché è la squadra della nostra città, quindi ne parliamo spesso e lui, come ho detto prima, è contento per come stanno andando le cose. Speriamo solo che continuino così anche in Champions. Speriamo bene. Bellissimo, bellissimo. Poi torniamo su una cosa di Lorenzo perché quest'anno è successo che poi mi darà conferma lui, ma prima volevo chiederti, visto che si parla dei tuoi inizi, Napoli, quei 6 minuti che hai giocato con Lorenzo, visto che il sorriso parla da solo, avrai un rapporto stupendo con lui. Esatto. Il peccato che sia stato solo 6 minuti, però ti dico che è stata un'emozione unica, perché è una scena che non mi posso mai dimenticare, che lui fece gol e uscì dalla panchina per esultare, e il mister Mazzarri mi disse: bimbo, vatti a riscaldare. Mamma È da mia. lì che ho iniziato un po' a guardarmi intorno allo stadio, che era pieno, e poi è stata un'emozione indescrivibile pure per i miei genitori. Vederci insieme al San Paolo, che adesso è di Armando, quindi vederci insieme in quello stadio dove sempre abbiamo pensato e desiderato di domani di arrivarci, è stata una cosa bellissima. Sei bimbo anche per Lorenzo?
o comunque... No, per Lorenzo è una testa di... Non sono bimbo. Vorrei chiederti perché, però mi sa no, che lascio no, cadere, cose tra fratelli, lascio cadere questo discorso. Gli faccio tanti scherzi, gli mando tantissimi video su WhatsApp, quindi ah, che video mandi? Tipo quelli simpatici con sì, no, lo stresso troppo, secondo me. Mo adesso l'ho provato a chiamare prima, ma non mi ha risposto, mi ha detto stava a campo, quindi lo stresso troppo, quindi per questo mi dice che queste cose qua. Senti, invece vorrei un giudizio tecnico da parte tua di Kvaratskhelia. No, un giocatore straordinario, dico la verità. È un giocatore che fa delle cose con una cattiveria assurda, fa delle cose straordinarie. Ti dico la verità, sono contento che abbia preso lui il posto di mio fratello, perché è un giocatore altrettanto di qualità, altrettanto di forza, di tutto. Quindi sono contento che abbia preso lui il posto di mio fratello. Sempre restando su Lorenzo, che è la cosa che avevo anticipato prima, quest'anno hai fatto un gol bellissimo con il Cagliari, ma è vero che ti ha mandato un messaggio e ti ha detto che lo copiavi o che comunque lo stai copiando? Sì, no, è vero, che mi dice che devo smettere di guardare i video su internet, questo sì. Su WhatsApp. Perché vogliamo dirlo come hai segnato? Tiro a giro, fa. Sì, un gol bellissimo, è rientrato col sinistro, traversa gol, bacio alla traversa. Allora, io vorrei approfittare di questa lezione anche con col professore Insigne per farmi dire esattamente come si pronuncia. Com'è che si dice? O tira a giro. Che tra l'altro il fratello col destro, lui col sinistro potrebbero fare lezioni su proprio anche la differenza, su lui, come. Lui. Lui è bravo, sì, su questo sì. Io, o tira a giro. Lui ne ha fatti tanti, però lui ne ha fatti in Champions, ne ha fatti in Europa League, all'Europeo, bravissimo. Che quello sembrava quasi NBA, lo stavi aspettando, sapevi che sarebbe arrivato e poi ci riesce sempre, quindi è un gol bellissimo. Io Roberto vorrei chiederti, allora, se dovessi scegliere tre date della tua carriera, ma anche della tua vita privata, insomma, ci dici le tre date più importanti della tua vita fino a questo momento? Ti dico 22/11/2016, è la data di nascita che è di mia figlia. Poi ti dico 9 settembre 2021, la seconda. E poi ti dico l'esordio in A con il Napoli, 13 gennaio. Che l'esordio arriva prima e prende il posto di Cavani? Sì, esatto, sì. Una domanda, l'esordio che ti... poi le bambine. Esatto, l'esordio sì, con il Palermo. All'esordio c'era questa curiosità misto a un po' scetticismo, no? Il fratello di Lorenzo, vediamo come farà. Quanto poi tu hai dimostrato nel corso della tua carriera di scrollarti di dosso qualsiasi tipo di dubbio e paragone anche. E paragone, ma come l'hai vissuto? Come si vive? Perché poi uno dice, ok, sì, vabbè, è capitato, non è colpa sua, però è difficile da gestire. Ti dico la verità, se hai la qualità per dimostrare agli altri non ti pesa più di tanto, anzi io, come ho sempre detto, sono molto molto orgoglioso di essere il fratello di, perché come ho detto prima, lui ha fatto delle cose nel calcio e sta facendo delle cose nel calcio che tutti i bambini avrebbero voluto fare. Quindi per me lui è un idolo per me. Cioè, se tu mi dici chi è il tuo idolo, ti dico mio fratello. Poi di là che sono fortunato che l'ho in casa, è cresciuto con me. Però ti dico che non mi è pesato più di tanto, perché come detto prima sono orgoglioso di essere il fratello di, però come hai detto tu prima, negli anni ho cercato sempre di dimostrare chi sono io. Quindi spero solo di continuare così, però un domani... Se diranno che sono stati fratello di, sono stati fratello di. Orgoglioso. E quanto vi inorgoglisce che quell'Olimpia Sant'Irpino dove avete cominciato adesso si chiama Scuola Calcio Fratelli Insigne? Vabbè, quella è stata una cosa di mio fratello Lorenzo, che ha voluto portare avanti quella scuola calcio, e so che va bene, che sta andando bene, spero solo che usciranno giocatori come lui, no come me, come lui. No, anche vabbè, noi anche aggiungiamo come voi. Ma tu sei già andato a trovarlo, tuo fratello? Non ancora, no, perché loro, da loro la sosta è a Natale, mm-hmm. Perché loro in estate giocano e io all'estate gioco e a Natale lui si ferma e torna in Italia, quindi ci siamo visti a Natale, questo Natale qua scorso ci siamo visti, siamo stati insieme al cenone, è il primo dell'anno in famiglia?
Sì, abbiamo fatto una bella festa come tutti gli anni, perché lui si è sposato il 31 dicembre, quindi ogni 31 dicembre festeggiamo l'anniversario di matrimonio con la moglie, quindi siamo sempre tutti insieme e siamo una trentina. Una bella scusa per Bellissimo. allungare la festa, Capodanno. Ogni anno si aggiunge qualcosa, cos'è? Esatto. E quindi lui invece cosa ti racconta, insomma, anche della sua vita lì, insomma, le differenze principali, la lingua? La lingua, ti dico, all'inizio ha fatto un pochino fatica, però adesso lui mi dice, poi non lo so, mi dice che parla un pochino bene in inglese, capisce, si fa capire. Lo stesso mio cognato che già parlava bene, parla bene, i miei nipotini parlano benissimo. No, lui la scelta all'inizio è stata un pochino complicata da fare per dove stava andando così lontano, dopo 11 anni di Napoli, lasciare la sua città, le sue abitudini, la sua vita. Ti dico che ogni giorno che lo sento sempre più contento della scelta che ha fatto, perché si trova benissimo con la società, con i tifosi, si trovano benissimo i miei nipotini, quindi sono molto contento per lui e per loro che sono stabilizzati alla grande. Si era confrontato con te anche per fare questa scelta, te ne ha parlato? Ti dico la verità, no. Noi della famiglia l'abbiamo scoperto che una sera ci manda una foto su WhatsApp. Che abbiamo un gruppo della famiglia e ci ha mandato una foto mentre firmava con il Toronto. Quindi così l'avete L'abbiamo scoperto. scoperto così, sì. Poi l'ho richiamato subito, lui piangeva, che era contento, e noi a piangere pure noi, perché se stai contento tu, siamo contenti pure noi. Certo. Anche su quel gruppo WhatsApp sei il più attivo. Sempre. Come si chiama il gruppo WhatsApp? Famiglia Ah, infinita. ok. Ah, no, vabbè, No, pensavo fosse qualcosa no, no, di... No, no, no. sempre. Mi dispiace per mio padre che lo massacriamo sempre. vabbè, anch'io ho un gruppo, si chiama Family, ovviamente, e anche vi mandiamo cose, mio papà, mia mamma, vabbè. Sono le cose anche belle, no? Della famiglia. Sì, no, no, certo. E quindi, insomma, tornando al Frosinone, cioè raccontando un po' il momento, quello che state vivendo, cosa vi chiede il mister, invece discorsi di spogliatoio, tipo, dai, dimmi chi è il più simpatico. Tu? No, scherzo, no, scherzo. Cioè, ci sono tutti, dico la verità, è uno spogliatoio, non uno spogliatoio, è un gruppo fantastico, che tutti stanno bene con tutti, quindi questa è la cosa più importante della vittoria di un campionato, lo spogliatoio, il gruppo, perché ci piace stare insieme, ci divertiamo quando siamo tutti insieme e poi abbiamo il capitano che ci fa rigare i diritti, quindi Ah. non facciamo errori, quindi. Non si può sgarrare Esatto. perché sennò il capitano vi richiama all'ordine. Cosa fate la sera? Vi capita, sì, di andare magari a mangiare fuori tutti insieme qualche volta? Noi ogni mercoledì facciamo una cena insieme. Ah, bellissimo, Ogni giusto. mercoledì. Sì. Per questo ti dico, ci piace stare insieme, eccetera, perché se lo fai una volta, lo fai due, lo fai tre, dopo un po' ti scoccia. Invece noi no, siamo bene insieme, ci divertiamo, cantiamo, balliamo e mangiamo. Anche i compagni sono scaramantici, cioè non si parla di No, non futuro. si parla, non si Non si parla. parla di futuro. Ma tu cosa mi vuoi far dire? Dimmelo, io te lo dico. No, 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 no. La cosa che mi interesserebbe a me è anche sapere, diciamo, sei arrivato a 28 anni e diciamo che sembri, come commentavamo prima con Ilaria, un po' troppo forte per la B. Ma ti ci vedi? Perché poi comunque hai ancora 28 anni, ci sono altrettante stagioni davanti. In Serie A ce la ripigliamo questa bella rivincita su un anno un po' così a Benevento? Secondo te perché sto facendo sacrifici qua quest'anno? Insieme agli altri miei compagni di squadra, insieme al Mister, Certo. per un obiettivo e magari l'anno prossimo starci ancora e fare cose importanti anche l'anno dopo. Qua ci chiedono da casa, ma il Benevento secondo te alla fine riuscirà a salvarsi? Ci speri? Che ricordo hai della piazza, dicono, chiedono anche. Una piazza fantastica che mi ha accolto da bambino e sono andato via da uomo. Che avevo 19 anni quando sono arrivato a Benevento, sono andato via inizio anno, che ne ho 28, come hai detto tu prima. È stata una piazza fantastica per me, dove hanno creduto tanto in me, l'unica piazza che mi ha fatto fare anche, l'unica società che mi ha fatto fare anche la Serie A, che mi ha dato la possibilità per fare la Serie A, il direttore Pasquale Foggia, che lo ringrazio. E sono stati 4 anni fantastici, sia per me, sia per mia moglie, che per le bimbe. E ti dico che spero tantissimo, ma ne sono sicurissimo,
questo ti dico, sono sicurissimo 100% che Benevento si rialzerà e uscirà a testa alta, sicuramente. E poi il destino è stupendo, ha detto unico anno di Serie A, fa gol contro il Genoa, che è l'inseguitrice, diciamo, a oggi del Frosinone, ma l'altro ce lo devi raccontare tu, l'altro, sì, assolutamente. L'altro gol che hai fatto in Serie A, io me lo ricordo ancora, l'altro è stato contro il Napoli di mio fratello, all'epoca che era ancora il capitano. E ti dico che tutta la settimana è stata una settimana molto molto particolare, ti dico tra virgolette ho sofferto un pochino, perché giocare contro il Napoli per un napoletano, contro il fratello, eccetera, è stata una settimana particolare, però per fortuna mi sono fatto sciogliere queste cose da dosso e è andata come è andata, nel senso che ho avuto l'opportunità di fare gol e ho fatto gol, mi sono pure emozionato quando ho fatto gol. Sì, sì. E ti dico tra virgolette per fortuna che è finito 2-1, perché sennò non potevo ritornare a casa. Ricordiamo, a casa è finita 2-1 perché ha segnato anche Lorenzo e... certo, hanno segnato i fratelli in sigla. Senti, ma tu Lorenzo vi eravate sentiti nella settimana che portava la... No, ma non per altro, perché comunque sapeva secondo me lui quanto sentivi questa partita. Magari per lui era una partita come le altre, non credo tra virgolette uguale alle altre, perché c'ero io dall'altra parte, però giocava in Serie A già da 10 anni, io ero il primo anno di A, si sta che c'avevo un pochino più di pressione rispetto a lui. Senti, e quando hai segnato, cioè ti ricordi la prima cosa che hai pensato? Sì, ho detto mamma mia. Beh, giustamente. Proprio al Napoli. Si parla di gol, si parla di gol, mi hai detto che siete un gruppo fantastico, che stai pensando al gruppo, che è molto coeso, ma... A livello di record, sei vicino al tuo record personale, ci pensi? Di gol, dico. Io veramente penso a superarlo, ti dico la verità. Certo. Sto pensando a superarlo e spero di mettercela tutta, pure se non lo supero, però va bene così e basta che arriviamo all'obiettivo nostro, quello di fine anno, poi vediamo. Quindi il record di punti di Benevento, quello invece non... Vediamo se riusciamo ad arrivare a quello. Sì, è molto difficile. Guarda come ci prova comunque, a indirizzarti nelle cose che vuole sapere. No, però è molto difficile, perché a parte come hai detto lui prima, io prima stavo guardando, a Benevento si spartivano il premio giocatore del mese, l'ha vinto Nicolas Viola, l'ha vinto lui, era una squadra incredibile, un ruolino di marcia pazzesco. Il Frosinone si vede che punta molto di più ad arrivarci come gruppo, magari si vede, però certo. È difficile, lo diciamo, è un record complicato. E invece, diciamo, tralasciando la vita privata, che è importantissima, forse la più importante, no? Quando vai a letto, l'ultimo pensiero della tua vita sportiva, qual è? È tipo, domani mi devo allenare così, oppure speriamo? No, perché sennò dopo un po' diventa un po' pesante pensare sempre alle stesse cose. No, ti dico la verità, vado a letto sempre sereno, perché ogni giornata do il massimo sia per la mia famiglia che per il lavoro che faccio, quindi quando metto la testa sul cuscino sono tranquillo e sereno e mi rilasso con mia moglie a guardare un film e basta, non penso altro. Genere preferito di film? Guardiamo sempre i film che piacciono a lei, quindi romantici. Ah, ma quello è per tutti, funziona così, importante. E invece po' a te quali piacciono? Sparatoria. Ah. Se addormenti poi mentre guardi il film che ha scelto lei, è veramente un casino. No, non si può, Invece capita. Non deve capitare, ragazzi, non deve capitare. Invece capita. Qua mi chiedono del gruppo del Frosinone di oggi, qual è il giocatore che ti ha colpito di più? Vabbè, te ne potrei dire 4-5, ma ti dico da inizio anno che sono arrivato qui adesso mi è sorpreso tantissimo Moro. Come mai? Ha delle qualità, dei movimenti da attaccante puro e sicuramente farà una carriera straordinaria, come uguale agli altri Mulattieri, Borrelli, Bocic, che poverino, tra virgolette poverino, è l'unico che sta riuscendo a trovare poco spazio.
però ha delle qualità straordinarie. Notevoli. Uomo gruppo, sì, si vede. No, pensa anche a quelli che giocano, certo, meno. Certo, è importante anche questo. Ma perché... noi se stiamo facendo così è pure merito per quella che giocano meno, quelli che non giocano proprio. Certo. Che ci fanno la grande in settimana, quindi soprattutto merito loro, Ok, quindi abbiamo parlato di Frosinone, abbiamo parlato di Lorenzo, abbiamo parlato ovviamente di Sommelier dei Fili, di Napoli ovviamente non poteva mancare, perché noi, allora tu devi sapere che qui ci sono una serie di appunti perché stanno arrivando tante domande, però giustamente io e Davide abbiamo detto no, prepariamoci qualcosa, perché in caso e ovviamente c'è, cioè, Napoli è tipo uno degli argomenti che abbiamo messo sopra. Da qui in avanti, insomma, guardando avanti, quali sono i sogni che ancora vorresti realizzare? Ti dico, fare qualcosa di importante che quando smetterò si ricorderanno di me, e vincere ancora tanti, tanti campionati, sperando, e magari, come ha detto lui prima, dimostrare che sono un giocatore anche di Serie A, non solo di Serie B. Adesso ripristiniamo un attimo il... Sì, perché c'era un ritorno. Sì, sì. No, però devo dire che effettivamente ha ragione, adesso tornando poi sull'ultimo punto, che era quello della panchina, anche l'importanza, perché spesso e volentieri sia gli allenatori nel post partita, ma anche i calciatori stessi ci parlano dell'importanza. Ci senti? Sì, ti sento. Ok, no, stavi parlando, dicevi, mi dispiace un po' per mio fratello? No, quella è una cosa vecchia, già avevo detto quella cosa. Sì, no. È il ritorno che è tornato prima. Scusate. Sì, no. Ieri l'hai vista la partita? Sì. Ovviamente. Beh, certo. Non si nomina. Festeggiato? Ho festeggiato, però nel letto. La partita sono a letto. Vabbè, giusto. Senti, guardando le possibili avversarie, esatto, qualcuna che non vogliamo? Nessuna. Dico, perché sono convinto che Napoli possa fare bene. Quindi se la può giocare con tutte quelle che sono rimaste. Ottimo, ottima mentalità. Consapevolezza. Cioè. Giusto, benissimo. Allora noi siamo arrivati praticamente in chiusura. Ti faccio proprio la domanda da giornalista, del prepartita. Che partita ti aspetti nel weekend? Che gara sarà? Sarà una gara molto molto complicata, perché giochiamo con una buona squadra che in questo momento sta in posizione di classifica. Ti dico che secondo me potrebbe stare ancora più in alto, però sarà una partita dura. Giochiamo contro dei giocatori bravi e sicuramente vorranno vincere per portare a casa dei punti importanti per loro, però noi ci faremo trovare i punti, perché i punti servono anche a noi, quindi sarà una bella partita. E la squadra più difficile, insomma, che hai affrontato in questa stagione, quella che ti ha messo personalmente più in difficoltà e ti ha fatto capire anche magari il valore dell'avversario? Genova. Genova, che ha dei giocatori importanti ed è una piazza molto molto importante, quindi ti dico che mi ha impressionato Genova. Ok. Appuntamento a maggio, quando si incontreranno. Eh sì, perché poi allo Stirpe, però. C'è il ritorno. Va bene, Roberto, noi ti lasciamo andare, perché insomma, ti ringraziamo per la disponibilità, per averci fatto respirare anche un po' di aria bellissima, pulita, con questo cielo straordinario. E in questi casi si può dire in bocca al lupo per tutto? Sì, in bocca al lupo per tutto, va bene. Va bene, ci fermiamo qua. Grazie. Grazie mille. In bocca al lupo per tutto, ciao, Roberto, grazie ancora. Ciao Roberto, ciao. Buona giornata. Aspettando. Ah, che bella chiacchierata. Bella devo chiacchierata, dire, sì. Lui è veramente bello tosto. Lui ha proprio la presenza, le parole, la testa da leader, ma comunque da persona esperta. Come dicevo io, di chi ha vissuto già una carriera, che ha saputo costruirsela e ha saputo godersela anche. Davvero, perché davvero. Potrebbe essere la sua, non lo dice, lo diciamo adesso che è andato via, potrebbe essere la terza promozione. Sì. Infatti, bravo che abbiamo aspettato di chiudere il collegamento. Aspetta, perché non si parla di promozione. E noi siamo, no, però la promozione la facciamo noi, perché sì, abbiamo una settimana esatto. Ricchissima, vero, ricchissima. Sui social. Allora, vediamo se hai studiato. Lunedì cosa c'è? Aspetta, allora, no, so di Croquetas, sì, ovviamente. Sì, certo, lunedì c'è Spiegamarelli. Certo. Ciao Luca, che salutiamo, esatto, sicuramente. Perdonami Luca, non te la farà passare, lo sappi. Mercoledì Night Cup?
mercoledì Night Cup e anche DAZN Talk Serie A, giovedì DAZN Talk Serie B e il venerdì ovviamente Fantaradar per schierare insieme tutti la formazione. Tra l'altro domani parte la 27esima giornata di campionato alle 18.30 con Sassuolo Spezia. Nel nostro fantacalcio non diciamo, no, non diciamo niente. No, magari a fine stagione, vediamo, teniamo un po' di mistero. Per te, grazie a voi per averci seguito, grazie Dave. Grazie Ilaria. E ci vediamo alla prossima. Buon proseguimento. Ciao ciao.